Carissimi, il battesimo contradaiolo sancisce l'ingresso dei neonati nella contrada in cui crescono. Attraverso questo rito laico, i bambini entrano a far parte della comunità giallo-granata a tutti gli effetti. Il foulard che avvolge i neonati al momento del battesimo racconta l'originaria appartenenza del singolo alla famiglia contradaiola e accompagnerà il contradaiolo per tutta la vita, anche se in un futuro dovesse risiedere in un'altra contrada. Adesso deve accompagnarsi l'impegno dei genitori, i quali, attraverso l'esempio, dovranno insegnargli l'amore verso la contrada e l'impegno verso le sorti della stessa. Siete dunque disposti voi genitori ad insegnare l'amore sincero verso la contrada e i propri contradaioli? Sì. Siete disposti a sviluppare questo amore attraverso il vostro esempio nel vivere la contrada in tutte le sue manifestazioni e iniziative? Sì. Sì. Adesso però questa sente si sveglia. Si sveglia ascoltando, sì. Umile Giulia, nel ricordarti che nell'altissima virtù dell'umiltà è il fondamento della nostra unione contradaiola e riconoscendo in te la scintilla dell'appartenenza, ti accogliamo con gioia immensa nell'umile contrada della terra, casa nostra e tua. Il furor che oggi ricevi ti avvolga e ti ricordi sempre l'abbraccio dell'intero popolo giallo granata che oggi è in festa per te. La tua voce si aggiunga alle nostre. Le tue opere si sommino a quelle di chi ti ha preceduto. Sì, da influenzarci vicendevolmente nel bene e insieme raggiungere l'eccellenza. I principi comunitari chiederanno il tuo impegno e il tuo entusiasmo, anno dopo anno, sconfitta dopo sconfitta, vittoria dopo vittoria. Possa il nostro patrono San Rocco proteggerti sempre e possa la tua famiglia educarti all'amore verso la contrada. Grande famiglia che tutti ci unisce e fortifica. Aspetta. Il foulard accompagna, cresce con la bambina. Dalla nascita fino all'ultimo giorno. Contento, sarei contento. Ecco Giulia.